Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana, presenti a questa udienza, vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Da diversi paesi sono presenti i nuovi diaconi della Compagnia di Gesù con i familiari. Suore della Santissima Madre Addolorata, suore francescane dei Sacri Cuori, dall'Italia, pellegrinaggio dell'Arcidiocesi di Milano con l'Arcivescovo Davvero sono entusiasti questi milanesi, eh? Accompagnati dall'Arcivescovo, Sua Eminenza il Cardinale Angelo Scola, dal Cardinale Dionigi Tettamanzi, e dai vescovi ausiliari. Pellegrinaggio dell'Arcidiocesi di Modena-Nonantola con l'Arcivescovo Sua Eccellenza Monsignor Antonio Lanfranchi. Gruppi di fedeli dalle seguenti parrocchie. Santi Canziani Martiri in San Canzianti Sonzo. Sacra Famiglia in Valdagno, Sant'Antonio in Rosà, Santa Maria Assunta in Pisogne, Regina della Pace in Zanano di Sarezzo, Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa in Brescia, San Giovanni Battista in Castegnato, Sant'Apollonio in Bovezzo, Sant'Antonio Abate in Castelcovati, Natività di Maria Vergine in Rudiano, Madonna delle Lacrime in Treviglio, Santa Maria Assunta in Romano di Lombardia, Sant'Antonio in San Fedele in Telvi, Santa Maria Assunta in Clusone, San Salvatore in Almenno San Salvatore, Sant'Agostino in Cremona, adolescenti della professione di fede della diocesi di Cremona, San Bartolomeo in Busseto, Sacro Cuore di Gesù in Zocca,
San Leonardo e San Guido in Potti di Saravezza, San Francesco d'Assisi in Grosseto, Santa Maria Assunta in Silvi Marina, Santa Maria Assunta in Piglio, Regina Pacis in Monopoli, San Francesco Antonio Fasani in Lucera, San Vincenzo De Paoli in Bisceglie, Maria Santissima Addolorata in Tuturano, Maria Santissima Immacolata in Fragagnano, Maria Santissima Annunziata in Monte Parano, Santa Maria Assunta in Moliterno, Santa Maria della Misericordia in Benestare, Santa Veneranda in Carfizzi, San Pio X a Lipunti in Sassari, gruppi di fedeli dalle parrocchie di Cermenate, Merone e Val Greghentino, gruppo dell'Unitalsi, gruppo della Guardia Costiera Italiana di San Giuseppe Vesuviano, gruppo municipale di protezione civile di Cervinara, scuola di calcio di Anagni, associazione calcio Nereto 2000, liceo classico Imera di Palermo, istituto comprensivo Butera di Gela, circolo didattico Fraggiani di Barletta, Associazione Maria Regina della Pace di Arzignano, Associazione Tinozzi di Pescara, gruppi di fedeli da Castelmella, Pescina, Monte Prandone e Napoli, dalla Svizzera parrocchia di San Fedele Martire in Verscio. Sono presenti anche diverse coppie di sposi novelli. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Saluto con affetto i pellegrini di lingua italiana. In particolare, accolgo con gioia il grande pellegrinaggio della diocesi di Milano, guidato dal cardinale Angelo Scola, specialmente i ragazzi quattordicenni che si preparano alla loro professione di fede. Cari ragazzi, prego per voi, perché la vostra fede diventi convinta, robusta, come una pianta che cresce e porta buoni frutti. Il Vangelo sia la vostra regola di vita, come lo fu per San Francesco di Assisi. Leggete il Vangelo, meditatelo, seguitelo. Umiltà, semplicità, fraternità,
servizio, tutto nella fiducia di Dio Padre, nella gioia di avere un Padre nei cieli, che vi ascolta sempre e parla al vostro cuore. Seguite la sua voce e porterete frutto nell'amore, cari ragazzi. Saluto i fedeli della diocesi di Modena Nonantola con il loro vescovo Monsignor Lafranchi. Saluto i nuovi diaconi della Compagnia di Gesù con i loro familiari, le religiose e i religiosi, i numerosi gruppi parrocchiali e le associazioni. Per tutti invoco la gioia della speranza che derivano dalla Pasqua di Cristo. A voi, cari giovani, e ne siete tanti, auguro di fare esperienza di Gesù Cristo vivo per diventare Suoi testimoni. Voi, cari malati, possiate sentire il conforto della presenza del Signore risorto. E voi, cari sposi novelli, accoglietelo ogni giorno nella vostra vita coniugale. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.